Oggi abbiamo raggiunto il sindaco di Gaglianico, Paolo Maggio, che tanto ha voluto l'assemblea per il controllo analogo dei sindaci SEAB. Insomma, che cosa è emerso durante l'assemblea? Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Katia. Ma guardi, durante l'assemblea diciamo che sono stati toccati diversi punti. Beh, innanzitutto, e devo dire, ringrazio gli amministratori di Teab perché ci hanno dato modo di toccare con mano, con dei dati, alla bontà del lavoro che stanno facendo per il risanamento della società. Quindi questo molto positivo, hanno proposto un'ampia illustrazione e va bene. Non era questo però il tema all'ordine del giorno, diciamo, è stato un fuori tema, ma sicuramente interessante. Dal punto di vista del caso Cossato, il sindaco di Cossato Moggio ha fatto tutta una serie di domande alle quali appunto il Consiglio di amministrazione si è preso tempo per dargli delle risposte precise. Sicuramente però il Consiglio di amministrazione e il Presidente hanno appunto rimarcato il fatto che Cossato necessita dei miglioramenti e quindi questa società necessitava degli aggiustamenti anche importanti. Adesso hanno parlato, hanno dei colloqui con la ditta che fa la riscossione dei crediti e quindi per rivedere un attimino le impostazioni della cosa. Ma questo riguarda Cossato e quindi questa è una partita. C'è stato detto invece sia a me, ma anche al sindaco di Biella, della città di Biella, Corradino e al sindaco di Vigliano, che per quanto riguarda noi il metodo di Cossato viene visto affrontato in modo diverso e quindi facendo una gara c'è stato anche detto che appena il capitolato e quindi i termini di questa gara sarebbero stati decisi, sarebbero stati condivisi con le amministrazioni comunali. Questo eravamo tutti insieme i sindaci, anche appunto dando rassicurazioni in questo senso. Quindi diciamo che assolutamente un'assemblea per il controllo analogo positiva e che ha portato a questi quindi grande disponibilità da parte della società, per cui positivo, insomma, che credo che sia l'interesse di tutti i cittadini dei nostri comuni. Mi auguro anche una risoluzione positiva per quelli di Cossato perché hanno avuto questa procedura fatta in un modo diverso, ma vabbè, lì è un'altra partita.